Oggi siamo stati in sopralluogo con la Commissione Commercio ai mercati del terzo municipio di via Valmelaina e di via Valdossola. E abbiamo insieme all'ex assessore Simone Proietti e all'ex presidente del municipio Roberta Capoccioni esaminato le problematiche presenti nei mercati. Abbiamo parlato con i presidenti delle rispettive AGS e abbiamo detto cosa ha in programma il Comune di Roma e questa amministrazione per la riqualificazione di questi mercati. Sul mercato di Valmelaina abbiamo già effettuato una commissione nella quale abbiamo scoperto, ahimè, che il mercato risiede su un'area previdenziale dell'INPS. Quest'area è stata ceduta a Roma Capitale in affitto per anni, ma questi affitti non sono mai stati corrisposti all'INPS. Ora abbiamo un pregresso di oltre 1 milione di euro e probabilmente dopo che il Comune di Roma ci ha costruito sopra una copertura senza esserne il proprietario, questo nelle amministrazioni precedenti sempre, e noi vorremmo regolarizzare questo mercato entrando nella proprietà dell'area e riqualificando il mercato. Di questo abbiamo discusso con il presidente della AGS. E lui è stato contento di questa visione che è stata poi anche istituzionalizzata con la delibera 30 del 2017 e poi con la 29 del 2018. La stessa che dà la possibilità di somministrare e consumare sul posto nei mercati. Naturalmente prima di poterlo fare a Valmelaina dovrà essere risolto il problema della proprietà dell'area. È un mercato fiorente, sono pochi i posteggi chiusi e sarebbe un peccato non puntare su questo mercato che è fonte di lavoro per tantissimi e un servizio valido, utile e di qualità per i cittadini. Per il mercato di via Valdossola la situazione è differente, si tratta di un aggregato di banchi nati in sede impropria e purtroppo oggi che non rispetta la normativa vigente, per cui già la passata amministrazione municipale a targa M5S ha previsto un progetto di riqualificazione che ha partecipato con gli operatori. Noi andremo a rivedere questo progetto e a creare un nuovo mercato che sia a norma, che più appetibile poi per i cittadini, questo a vantaggio anche degli operatori che sicuramente avranno delle attività produttive che potranno permettergli di garantire alla loro famiglia un reddito costante e migliore. Noi ci stiamo muovendo per il rilancio dei mercati, lo stiamo facendo in tanti municipi. E la scorsa settimana siamo stati in 8° municipio, a Santa Galla e al mercato di via Rosa Raimondi Garibaldi. Anche lì ci sono importanti progetti di riqualificazione, ma ci stiamo muovendo su tutto il territorio cittadino. Abbiamo dei progetti che stanno partendo nel 4° municipio, a San Romano, nel 10° municipio, a Casal Palocco. Siamo pronti a ridare slancio ai mercati, l'abbiamo messo nero su bianco e adesso lo stiamo facendo.